Grasso e bello? Mica tanto se ci rimette la salute. L'obesità è una patologia che colpisce ormai una larga fetta di pugliesi, il 34%, e molti bambini. Il 36% dei ragazzi, secondo una recente ricerca, è obeso o in grave sovrappeso. Di questi, circa il 12% soffriranno degli stessi problemi nella fase adulta. Una vera e propria patologia, che nei casi più acuti può essere curata solo per via chirurgica con l'applicazione di dispositivi medici in grado di comprimere la capienza dello stomaco, inducendo quindi il malato a mangiare meno. Tecniche che fanno parte della chirurgia bariatrica, che vede nell'ospedale Michele Sarcone di Terlizzi, nel Barese, uno dei punti di riferimento a livello nazionale, come è stato evidenziato in un convegno nell'assessorato regionale della sanità a Bari. La prima cosa è utilizzare soprattutto le scuole, utilizzare un brutto termine, fare un'alleanza con le scuole per riposizionare gli stili di vita buoni e in secondo luogo ovviamente attrezzare meglio la rete più propriamente sanitaria per coloro che purtroppo sono già diventati obesi e che quindi hanno problemi di salute legati all'obesità. Un centro di eccellenza che grazie anche alla partnership con la Johnson & Johnson Medical è diventato il primo centro multidisciplinare per l'approccio alle patologie dell'obesità e a quelle derivanti del diabete. Per i milioni di pazienti obesi, 1,5 milioni in Italia, in Puglia siamo tra i 100 e i 150 mila obesi gravi, queste persone hanno bisogno di una risposta al loro problema che non può essere un corretto stile di vita, ma deve essere la risoluzione del loro problema e solo la chirurgia bariatrica riesce, oggi ci dice la medicina, che riesce a risolvere il problema. Non solo il problema dell'obesità, ma spesso anche il problema correlato del diabete di tipo 2, che ha una fortissima correlazione con l'obesità.